Siamo tornati puntuali dopo 7 giorni, magnifici 7. Noi continuiamo il nostro viaggio. Del resto, anche il mese di maggio sarà interessante sotto il profilo cinematografico, ma nella nostra terra, anche per quanto riguarda il teatro, è in pieno svolgimento, infatti, la stagione di Anghiari. Ma questa sera parliamo in particolare di cinema. Qui accanto a me, Domenico Alberti, nella veste di collaboratore della Dominus Production, la Dominus che ha presentato e presenterà proprio anche nei prossimi giorni un appuntamento interessante, un film che ha fatto anche molto discutere, è stato molto apprezzato soprattutto dagli insegnanti e anche dai giovani. Perché è un film da far vedere ai più giovani? Perché racconta una storia vera. Intanto grazie Barbara e a tutta la redazione di Teletruria per l'opportunità, la possibilità di divulgare vostro tramite questo importante nuovo impegno della Dominus Production, casa cinematografica dedita alla produzione e Ecco, alla dovremmo avere anche la locandina, così magari il nostro pubblico la focalizza. distribuzione di film ad alto contenuto educativo. E questo è, come ti dicevo, uno dei tanti film prodotti e distribuiti da Dominus nelle sale cinematografiche italiane che racconta una storia vera, reale, quella di Giorgia Benusiglio, una ragazza che a 17 anni incontra il suo limite per mezza pasticca di ecstasy. All'epoca, nel 99, era considerata una droga empatica. Perfino le istituzioni non avevano appieno compreso il disvalore di queste droghe, che come ogni droga sono da combattere senza mezzi termini. E incontra il limite perché viva per miracolo questa giovane promessa di una famiglia ordinaria, comune, a dimostrazione che queste Che non c'entra droghe, niente il disagio in esatto, no, questo il caso, disagio o esatto. la povertà colpiscono tutte le situazioni le più ordinarie. E lei, che subisce un intervento importante, 17 ore in sala Che chirurgica. peraltro ha raccontato anche fisicamente qui ad Arezzo perché è stata ospite qualche tempo fa a Città di Castello, quindi sta girando l'Italia, Gira Giorgia. l'Italia perché si sente veramente, come annuncia il titolo del film Rinata, la mia seconda Seconda. volta, consapevole del suo errore che porta con sé come una cicatrice, ma che sente il dovere, il desiderio e tutto l'amore di partecipare specialmente ai coetanei e anche ai più giovani Quello perché che è, il suo certo. errore non abbia a ripetersi. Ecco, Quindi ci fermiamo un attimo, poi torneremo Domenico insieme perché noi continuiamo a parlare di cinema. Tra l'altro, le sale sono già strapiene, è caduto in un periodo di festività. Ma l'ultimo capitolo, che poi forse non sarà l'ultimo degli Avengers, noi abbiamo la locandina, sta facendo registrare il tutto esaurito. E anche per proseguire, no, in questo discorso, forse è meglio andare al cinema a vedere i supereroi piuttosto che utilizzare queste droghe. E un film con una filosofia molto particolare è anche Capri Revolution di Martone. È un film che è uscito nelle sale nel periodo di Natale. La nostra Ilaria Vanni è andata ad avvicinare l'attrice protagonista, una ragazza giovanissima che ha fatto una straordinaria performance che le è valsa anche la nomination al Davide di Donatello. Vediamo. primo appuntamento con la rassegna Viaggio in Italia qui al Cinema Eden. Si comincia con la proiezione di Capri Revolution di Mario Martone, ospite una delle protagoniste di questo film che è Marianna Fontana, interpreta il personaggio di Lucia. Com'è stato raccontare attraverso Lucia una storia di emancipazione e libertà? Beh, sicuramente è stata un'emozione molto forte. Lavorare con Mario Martone per me è stata un'esperienza unica, mi ha fatto crescere non solo a livello attoriale ma anche umano. Ho letto tantissimi libri, tra cui Goliarda Sapienza e l'arte della gioia, ho visto tantissimi film che Mario mi ha dato con Ippolita Di Maio, la sceneggiatrice del film, e sono molto contenta di aver interpretato questo personaggio meraviglioso che è Lucia. Io sono molto contenta di essere qui anche perché è una rassegna bellissima e
incontro col pubblico è fondamentale, perché ci sono sempre dei pareri diversi, delle curiosità, quindi è sempre bello capire dall'altra parte il lavoro che viene, come viene recepito, ecco, quindi sono molto contenta. E sei reduce anche dal Festival di Venezia, hai vinto anche un David di Donatello con un altro film per quanto riguardava la colonna sonora. A 22 anni hai, insomma, già un bel parterre di esperienza. Cosa ti aspetti dal futuro? Sicuramente io voglio studiare e approfondire sempre di più, quindi non si finisce mai di imparare. Sicuramente vorrei fare tantissimi altri personaggi che mi permettano comunque di esprimermi, e insomma vediamo, ecco, questo è l'augurio che mi faccio. Come abbiamo visto, i giovani molto attivi anche sotto questo profilo, cinema e teatro sono fondamentali. Ne sa qualcosa Amanda Sandrelli, che è stata la madrina di una giornata speciale per attori speciali, andata tra virgolette in scena a Cortona. L'abbiamo avvicinata proprio sul valore di queste iniziative. Amanda Sandrelli. Sì, è emozionante, è sempre emozionante stare in palcoscenico, ma quando c'è appunto un lavoro come questo dietro e tante persone che ci mettono tanta passione e tanta fatica, è ancora più emozionante. E come dicevo, appunto, quello che è normale in teatro è noioso, è banale. Il concetto di normalità in teatro è quello che devi evitare. In teatro è interessante tutto quello che esce dalla normalità, tutto quello che sorprende, tutto quello che stupisce, e quindi non c'è luogo migliore dove incontrare le diversità. Ecco Domenico, in un certo qual modo è una diversità anche assumere una pasticca e ritrovarsi in condizioni di salute che non sono più quelle di prima, quindi il valore della testimonianza, dicevamo, è importante vedere questo film che penso sarà riproposto il 30 di aprile, sì, giusto? Sì, alle 21. Anche per questo. Già, come dicevi in apertura, i feedback sono veramente molto positivi, oltre le aspettative. Tra l'altro Dominus ha lanciato questo film in tutte le sale italiane e già 400 istituti, circa 100.000 giovani hanno potuto vedere e poi dibattere, perché poi quello che porta con sé un film di così alto spessore è poi la discussione che ingenera, il confronto, ma direi anche la proposta per una nuova iniziativa. Tra l'altro a ottobre, approfitto per lanciare un piccolo anteprima, uscirà Una canzone per mio padre, sempre distribuito da Dominus, che in un rapporto tra padre e figlio svilito e violentato da una problematica di alcolismo, vengono fuori delle storie d'amore interessantissime. Anche questo ripercorre una storia realmente accaduta. Dominus lancia questi film proprio partendo da storie vere, e questo è la forza anche, certo, della sua divulgazione filmica. Dunque, dicevamo intanto invece per il teatro che appuntamento un po' tra cinema, teatro e TV ad Anghiari, perché prossimamente abbiamo infatti preparato la foto di Marco D'Amore, un attore amatissimo perché è stato, adesso fa il regista, ma è stato protagonista di Gomorre, di molte altre serie TV di grande interesse, una ottima stagione teatrale, propone un incontro con il pubblico proprio per la prossima settimana ad Anghiari, una stagione da non perdere. Per la danza invece torniamo a parlare di giovani, due giovani aretine hanno centrato un premio importantissimo, arrivavano da tutto il mondo a Spoleto, le abbiamo avvicinate. È stato molto emozionante, soprattutto non mi aspettavo di passare neanche le semifinali, poi addirittura le finali al galà, e quindi niente, mi sono divertita molto e sono stata molto felice. Anche per me è stata un'esperienza veramente bella, soprattutto perché ti confronti con ragazzi della tua età che però vengono anche da altri paesi, quindi riesci a capire l'atmosfera in cui vivono loro la danza, dato che vengono anche da accademie, mentre noi veniamo da una realtà molto più piccola. E è stato anche bello al gala finale vedere che tutti
dopo il concorso in una sorta di ci siamo trovati insomma uniti nel ballare tutti insieme, dato che era finita la selezione, ma era uno spettacolo per divertirsi, come deve essere appunto la danza. Valori ancora positivi. L'ultimo consiglio, poi proprio in chiusura lanceremo appunto l'appuntamento con la Dominus per la settimana, un concerto che sarà ospitato nel cuore di Arezzo, dunque un concerto da non perdere nella chiesa di San Michele per questo fine settimana. Noi siamo più o meno in chiusura, però vorrei spendere proprio un minuto. Allora, l'appuntamento di ottobre, abbiamo visto, peraltro ci sono stati tanti altri film bellissimi, ricordo anche quello con protagonista Andy Garcia che ci trasportava in un'atmosfera messicana molto particolare. Allora, dicevamo invece il 30, da non perdere questo appuntamento alla Multisala di Arezzo. Alle ore 21. È stato posticipato di un'ora per permettere anche alle famiglie di partecipare. Quindi. Esattamente. Quindi insomma si può tranquillamente andare. La Dominus, oltre la storia poi di ottobre, ci prepara altre... Beh, la Dominus già ci ha preparato ad una sorpresa che uscirà a brevissimo sulle principali testate nazionali, perché Federica Picchi, nella sua grande capacità anche professionale, ricordo, ma è ormai un personaggio pubblico, lei che da vicepresidente di una divisione importante della seconda banca più importante al mondo si dedica dopo la morte della madre a questa iniziativa pedagogica, la vedremo candidata in un impegno importante politico in Europa. Quindi lanceremo, lanceremo però un messaggio più grande di quello italiano. Ringrazio Domenico Alberti, la Dominus Production, e vi invito appunto settimana prossima a vedere questo film. E noi tra 7 giorni, ecco la locandina, grazie al nostro regista Luca Burzi, e tra una settimana saremo di nuovo qui. Arrivederci.